Un nuovo mezzo, nello specifico un robot, che migliora di molto il lavoro di pulizia e manutenzione effettuato dal consorzio di bonifica. E questo è il caso oggi a Sarno, nella vasca di San Giovanni a Trave, che vedete qui, un lavoro di pulizia fatto anche in tutta sicurezza per gli operatori. Una vasca che è proprio confina proprio sull'abitato, quindi proprio per la sicurezza dei cittadini. Questo mezzo, che è di nuova dotazione del consorzio, è straordinario, come potete vedere, riesce ad ottimizzare i tempi di lavoro dove i trattori non arrivano, quindi la maggior parte delle vasche è di nostra competenza. L'operatore agisce in tutta sicurezza, è questo, cioè sicurezza del lavoratore e ottimizzare i tempi di produzione. Diciamo che è anche un mezzo che è facilmente trasportabile con un furgoncino. Non ci vogliono grandi mezzi, grandi costi per trasportarlo. È quello che noi cerchiamo di rendere un servizio sempre più efficace e puntuale per i cittadini, che ricordiamo, noi esistiamo perché i cittadini pagano il contributo di bonifica. Parte di un progetto di riammodernamento del nostro parco macchine, insomma. Quindi è un primo passo. Abbiamo acquistato questo robot che consente di operare anche in condizioni, diciamo, di terreno non particolarmente, diciamo, agevole, quindi con maggior sicurezza, perché l'operatore non guida il mezzo, ma lo guida da remoto, e quindi anche se dovesse succedere un ribaltamento o qualcosa, l'operatore, insomma, non corre alcun rischio. E poi dovremo in programma dell'anno prossimo l'acquisto di altre macchine, diciamo, più potenti, sempre tagliaerba, insomma, di nuova generazione, che consentirebbero di ottimizzare ancora di più il lavoro del consorzio, insomma, e quindi rendere un servizio più efficiente. Sono vasche che in effetti dove situate ai piedi delle pedemontane, e dove i corsi d'acqua, i torrenti, diciamo, recapitano tutte le acque di pioggia, le acque che provengono da monte, e queste acque quindi vengono assorbite grazie alla capacità assorbente del sottosuolo, e quindi non concorrono poi alla portata di piena del fiume Sarno, delle aste principali, quindi trattengono, diciamo, una buona aliquota delle acque di pioggia, evitando e riducendo quindi il carico nelle zone, diciamo, più valle, che già sono abbastanza sotto pressione. È una sinergia che oramai sperimentata già da diversi anni. Insieme al consorzio abbiamo messo su un calendario di interventi per pulire non soltanto le vasche consortili, ma per pulire anche i circa 25 km di canali che sono stati realizzati nel post-frana 5 maggio 98 e che hanno bisogno di manutenzione. A questo proposito devo dire anche che da qualche giorno c'è stato già un parere positivo dell'ente parco. Il CAS, che è una partecipata della Regione Campania, inizierà i lavori di manutenzione a partire da Vasca Monaco. Una fase eccessiva che stiamo vivendo negli ultimi anni, e ripeto, non solo a Sarno, di questi acquazzoni che ti arrivano in un quarto d'ora, quello che dovrebbe scendere in 10 giorni, con le opere che sono state fatte, e secondo me fatte anche bene, se avessero il loro deflusso naturale e potessero rientrare nelle vasche che raccolgono le acque, tanti problemi potremmo non averli. Il punto interrogativo: chi deve manutenere queste opere? Un comune piccolo come Sarno, con l'aiuto degli enti preposti, quasi sempre il consorzio di bonifica e qualche altra volta la regione attraverso il braccio armato, diciamo, che è il genio civile, si riesce a fare questo.